Gli ultimi 3 giorni hanno dato risultati confortanti circa il contagio di coronavirus in Abruzzo, aumenti sempre sotto le 30 unità a fronte di un numero di tamponi piuttosto elevato per quelli che erano gli standard abruzzesi, oltre 4.700 totali sempre in questi 3 giorni. Sul territorio la situazione è sempre sotto controllo, resta il nodo del sistema dell'assistenza, come conferma il professor Giustino Parruti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, il quale commenta così l'evoluzione dell'ultimo periodo. Assolutamente in linea col trend nazionale, assolutamente favorevole. Diciamo che negli ultimi giorni la tendenza si mostra costante. Abbiamo solo ricoveri connessi a possibili o certe infezioni correlate all'assistenza. Però diciamo che si tratta poi di infezioni molte volte assolutamente precoci, che quindi riusciamo a gestire bene con la terapia profilattica. Cioè, ho visto molta più serenità rispetto ad altri contesti nazionali e quindi niente, globalmente negli ultimi giorni non abbiamo casi di provenienza territoriale che ci facciano pensare ad un mancato funzionamento dell'isolamento. Per Parruti, sempre sul territorio, l'Abruzzo potrebbe essere già all'interno della fase contagio zero, soprattutto in riferimento all'indice di contagio R, che continua ad essere attivo proprio nella rete assistenziale. L'R con zero del territorio, che è quello che ci interessa di più, perché è quello che abbiamo ottenuto con l'isolamento e il distanziamento sociale, è zero. L'R con zero per i casi associati all'assistenza, che rappresentano l'attuale gobba dell'epidemia, è ancora abbastanza sostenuto, stiamo lavorando tantissimo su questo. Io sono convinto che facciamo questa volta un guess, da qui a un mese questo filotto è completamente spento. Ecco, diamoci un termine lungo, ma sarà così. La fase 2, prosegue Parruti, è indispensabile sia per le persone sia per il tessuto economico. I rischi degli allentamenti dovranno essere compensati dal mantenimento di comportamenti prudenti, uso di mascherine e dal cambio della politica dei tamponi. Su quanto avvenuto e quanto potrà accadere, Parruti chiarisce. Ma fuori da questi criteri di stretta necessità, noi dichiarammo dall'inizio che l'Abruzzo, come tantissime altre regioni, non poteva avere spazio per fare i tamponi a tutti gli operatori asintomatici, senza sintomi. C'è stato purtroppo in alcuni ambiti, adesso non rivanghiamo su questa cosa, un abuso nella richiesta di tamponi urgenti per operatori asintomatici e questo ha intasato il sistema, diciamo, in modo comunque piuttosto protratto. Poi per fortuna con l'arrivo delle nuove macchine, non quella grande famosa che è arrivata l'altro ieri, delle nuove macchine che il dottor Fazi è riuscito ad avere complementando il suo arsenale, ci siamo di fatto rimessi in pari. Adesso stanotte abbiamo fatto i tamponi e tutti quanti in 40 minuti, non ci sono più arretrati sostanziali, ma soprattutto, ecco, qui si ribalta la cosa, appena abbiamo completato il montaggio di questa mega macchina che, ringraziando Dio, ci porterà oltre 2.000 tamponi eseguibili al dì, allora sì, ecco, per bloccare quel filotto legato all'assistenza, noi qui dobbiamo fare i tamponi subito, rapidamente, a tutti i medici ospedalieri che come me non si sono mai fermati, tutti gli infermieri, certo, ospedalieri e territoriali che non si sono fermati e che hanno contatto soprattutto con questo grande filotto di casi legati all'assistenza in provincia di Pescara. Quando avremo fatto tutti questi tamponi, vedrete che bloccando tutti gli asintomatici che sono veicoli, da qui a un mese è finito tutto.